In 120 anni è diventato il simbolo di una città e del suo territorio. All'inizio del XX secolo la pianta peruviana del peperone giunse a Carmagnola, introdotta dal lungimirante orticoltore Domenico Ferrero di Salsasio. Iniziava una storia di lavoro e passione che ha reso la Fiera del Peperone di Carmagnola il più importante evento in Italia fra quelli dedicati a un singolo prodotto della terra. Siamo andati a farci raccontare i segreti della coltivazione del peperone da chi se ne occupa e da chi ha fatto della qualità una missione. Renata Fiorina è la vicepresidente del Consorzio dei produttori del peperone di Carmagnola. Ci può spiegare quanta passione, quanta fatica, quanto lavoro c'è per passare, per selezionare i semi, preparare i piantini e poi arrivare a un prodotto come questo, un'esplosione di colori ma soprattutto di sapori inimitabili? Noi cominciamo come adesso nel recuperare il seme da queste bacche qua. Lì praticamente recuperiamo il seme del peperone migliore. Selezioniamo pianta per pianta, prendiamo il seme, lo facciamo asciugare e poi a gennaio, febbraio lo mandiamo in vivaio di fiducia e lo facciamo seminare. Quando si pianta invece nelle serre? Noi cominciamo la prima settimana di aprile, poi facciamo la prima settimana di maggio e la prima settimana di giugno. Questi peperoni che stiamo vedendo sono della prima settimana di giugno, sono messi a dimora, seminati a marzo. Immagino che ci sia un lavoro di tutela del prodotto, cioè di difesa da tutti i parassiti, da tutto quello che può nuocere alla qualità del peperone. Sì, noi ultimi 5-6 anni siamo nella lotta integrata, anche agricoltura simbiotica, evitiamo tutti anticritoclamici, insetticida, facciamo molto naturale e insetti antagonisti, come l'Orius per il tripide che è vettore di virosi. Un consiglio ai consumatori, quando iniziare e quando smettere di venire a Carmagnola a cercare il peperone? Allora, la prima settimana di luglio fino fine novembre, metà novembre, noi i peperoni sono veramente di Carmagnola. E bisogna venire nelle vostre aziende a cercarli? Le nostre aziende o i banchetti che ci sono limitrofe delle strade o nei negozi di Carmagnola o limitrofi, perché adesso sono talmente conosciuti, li vogliono da tutte le parti. Una domanda personale, la ricetta con il peperone che lei preferisce? La ricetta preferita è, arrosto in forno, specialmente a legna, con un'anciuga sopra.